Di fronte a tragedie come quella recente di Lampedusa, a volte contano anche gesti significativi che possono servire a tenere alta l'attenzione delle istituzioni sull'intera problematica, che ancora non ha trovato soluzioni adeguate. 30 persone morte. 30 persone morte. Io arrivo qua in Napoli, adesso due anni. Io sudanese, vengo in Sudan, in Darfur. Che problema in Darfur? Oggi pomeriggio a Napoli, al Molo Beverello, si è svolta la manifestazione indetta da CGIL, CISL e UIL «Fermiamo le stragi nel Mediterraneo, Napoli città di pace e dell'accoglienza», alla quale ha partecipato anche l'amministrazione comunale. Arrivati davanti al Castel dell'Ovo, è stata deposta in mare una corona di fiori per le vittime annegate nel tentativo di raggiungere la costa italiana. La manifestazione è stata organizzata grazie alla collaborazione di Ali Lauro ed ha visto la partecipazione di una delegazione di immigrati. Il rispetto sicuramente delle persone è alla base di tutto. Dobbiamo ricordare chi sono queste persone. Non sono clandestini, sono vittime che provengono dalla guerra, che scappano dalla guerra, sono rifugiati politici, sono persone che in realtà hanno bisogno di accoglienza, di comprensione e soprattutto di rispetto di diritti. E noi in questo ci dobbiamo assolutamente impegnare.